Ora vi parliamo di Uomini e Donne e Grande Fratello VIP. Ossia vi parliamo di Chiara Rabbi e di questa sua intervista che si è rivolta all'ex amante di Davide Donadei, proprio mentre Chiara e Davide stavano ufficialmente insieme. Insomma, si tratta di una questione di oggetti contundenti sopra la testa. Nel particolare Chiara Rabbi è stata ospite nella casa People dove ci ha tenuto a raccontare la sua versione del merito della storia con l'ex tronista di Uomini e Donne Davide Donadei. Per la precisione, l'intervento di Chiara Rabbi è avvenuto dopo che aveva parlata Alice Gianfelici, ossia proprio la cantante con cui Davide Donadei avrebbe appunto tradito Chiara quando ancora loro stavano insieme. Dice Chiara Rabbi sull'accaduto con l'amante di Davide Donadei. Chiara Rabbi: quando ci sono troppi galli a cantare, non si fa mai giorno, ha parlato fino ad ora riempiendosi la bocca con il mio nome, fatevi un regalo, risparmiatevi ulteriori figuracce perché quello che racconterò è ovviamente supportato a one era del vero da prove concrete. E aggiunge sempre l'ex: parlo con chi in teoria sarebbe il motivo delle mie corna, perché le cose hanno un nome ed è giusto farne buon uso. Carissima, ti ho sopravvalutata e rivalutata erroneamente quando hai deciso di chiamarmi e raccontarmi ogni minimo avvenimento tra te e Davide dopo essere stata SF asterisco da lui, ti bruciava per il palo o avevi solo voglia del trash che ora stai rincorrendo con tristissime interviste. E conclude sempre l'ex tronista di Uomini e Donne con questo tono screscente di accuse. E pensare che la mia bontà d'animo mi ha anche portata a difenderti pubblicamente dopo i vostri insignificanti reels insieme, perché venivi attaccata su ogni fronte, come biasimarli. Oggettivamente andrebbe aspettato a questo punto anche la versione di Davide Donadei, perché è giusto che nel merito tutti possano dire la loro versione e quindi a quel punto poter confrontare le versioni di tutti.